Dagli studi fatti su documenti storici e anche a seguito di ricerche sul campo, è risultato evidente che non tutti i filoni e le miniere erano sfruttati dietro regolare concessione rilasciata dallo Stato. Molti di essi, infatti, soprattutto nelle epoche più antiche, erano scavati da abitanti del posto, che una volta individuata una vena aurifera, si apprestavano a lavorarla per cercare di estrarre il suo prezioso contenuto aurifero. Era un lavoro duro, difficile e pericoloso, ma permetteva a queste persone di mettere il pane in tavola. All'epoca, come oggi però, il fisco e gli esattori delle tasse erano sempre alla costante ricerca di coloro che tentavano di trarre guadagni irregolari. Di conseguenza, vender l'oro era complesso e si rischiava di venire colti con le mani nel sacco. Quindi, una volta estratto l'oro, per cercare di aggirare il problema, si provava a venderlo in Svizzera, oppure lo si usava per acquistare merci di contrabbando direttamente sui passi alpini di confine, in quello che nei secoli era diventato un vero e proprio mercato nero. A questo punto la domanda nasce spontanea. Dato che questi passi sono stati usati per secoli per queste attività di contrabbando, è possibile che durante le compravendite oppure in momenti di panico causati dalla presenza di finanzieri a controllo del confine, un po' di quest'oro sia andato perso oppure volutamente nascosto? Per trovare una risposta a questa domanda ci stiamo dirigendo al passo di Sass. Questo passo, prossimo ai 3000 metri, si trova sul confine svizzero ed è frequentato fin dai tempi più remoti. Per evitare di farci a piedi gli oltre 1500 metri di dislivello, grazie all'aiuto di Franco Borsotti, di Antrona, siamo riusciti a farci dare un passaggio dalla funivia dell'Enel, che conduce a Camposecco. Con noi oggi c'è anche Pierfranco, storico ed esperto del posto. Lo avrete sicuramente visto esplorare con noi nella serie Monte Rosa, la miniera perduta. Ma ora torniamo a noi. Per raggiungere la zona di ricerca dovremo scendere lungo dei ripidissimi binari realizzati intorno agli anni 20 per la costruzione della diga di Camposecco. Questa via conduce all'ingresso del tunnel della condotta forzata. Claustrofobico e buio, è lungo circa 2 km e collega il lago di Camposecco con quello del Cingino. È da qui che inizia la vera salita verso il passo di Sass.
stammi a sentire. Qui ormai siamo in zona Passo di Sasso. E sarebbe una delle zone buone per iniziare la ricerca. Ok, perfetto, dai. Allora tiro fuori il metal che iniziamo. Buono di questo posto è che difficilmente troveremo spazzatura come tappi o lattine, quindi ogni segnale è potenzialmente buono. Dov'è che ha suonato? Io se lo sento il pinpointer. È sotto, ma è qua. Sotto il sasso, infatti. Che storia, cos'è? Guarda. Potrebbe essere una monetina? Ma che storia, ragazzi! Eccoti qua, Franco, ti cercavamo! Ah, ma stai mangiando te, eh? Grande! Guarda cosa abbiamo trovato! È sicuramente una moneta. Adesso, difficile dire che tipo di moneta, perché sia il retto che il dorso sono erosi ovviamente dal contatto con l'umidità del terreno, però uno studio approfondito, magari con un ingrandimento tosto, si riesce a capire o a decifrare qualcosa di più. Sicuramente ha l'aspetto di una moneta e questo è già un buon segnale. Perfetto, andiamo avanti con la ricerca. Andiamo allora. Abbiamo un buon segnale, Davide. Speriamo bene che la fortuna ci assista. Sì, è lì, è lì. Cos'è? Una moneta? Ma cos'è spessa? No, è una moneta romana, Franco. Questa è una moneta romana. Che storia! Questa è sicuramente una moneta romana. Da pulire, da guardare, ma questa è una moneta romana. Cioè, guardate questa anche lo spessore di questa moneta. È una moneta romana. Eccezionale, si intravede un disegno, non so cosa. E ci sarà la testa dell'imperatore o dell'imperatrice e sicuramente avrà dei simboli. Questa è da pulire. E da valutare. Spettacolare. La ricerca è iniziata bene, andiamo avanti, dai. È fonda. Sì. Provo a approfondire il buco lì. Ok, stai filmando?
cazzo, qui sono da brutto, eh. Sono bene, sono bene. Paolo, se sono bene. No. È ancora lì. Aspetta, aspetta, Franco, che fretta sto ragazzo, mamma mia. Puoi allargare il buco. Questo sasso qua fa male. No, ma di sotto prendilo. Tolgo tutto. Un attimo, no, Franco, guarda, la febbre dell'oro, ragazzi. Guardo quello che butti fuori. Vedi che non c'è più. È la febbre della storia, no. Franco. Non c'è più, l'hai buttata fuori? No. È qua, Franco, stai tranquillo. Sì, ancora lì. Provo con le mani a togliere un po' di materiale. Con lo piccolo faccio fatica. Eccola qua. Tirato fuori. Un'altra monetina. Qua, un'altra moneta. È un'altra moneta. Che spettacolo, ragazzi. È un'altra moneta questa, eh. Un'altra moneta. Sì, un'altra moneta. È un'altra moneta. È lo spessore. No, romano non credo. Una moneta romana non credo. Però è... medioevale lo può essere. Segnale molto forte e che corrisponde con il bronzo. Quindi... potenzialmente siamo di fronte ad un altro reperto. Ad un altro reperto. Eccola lì. Eccola qua. È un bottone. Eh sì. È un bottone. Segnale incerto, potenzialmente è non qualcosa di interessante. Però vediamo, anche perché l'ossido può ingannare il metal detector. Perché? Un chiodo. Dacci una datazione per questo chiodo. Da fine 800 prima del 900. Dopo gli scarponi vulcanizzavano, non li fissavano più con i chiodi. Prima, in quel periodo, invece, erano le borche chiodavano i chiodi che chiodavano le suole. Spettacolo. Sì. C'erano i cosiddetti chuaroi. I chuaroi erano proprio quelli che risuolavano con i chiodi, uguali a quelli, e gli scarponi. Reperto non antichissimo, ma sicuramente interessante. Vabbè. Allora, stiamo trovando un segnale dietro l'altro e per la maggior parte sono cose interessanti fino ad adesso. Vediamo un po'. No. Niente. Beh, una linguetta di una lattina ci è capitata. Chiodo. Abbiamo trovato questo oggetto, ha delle incisioni in questa zona, su questa faccia, ma sull'altro lato non presenta nulla di rilevante. Non sappiamo dire che cosa sia, anche in questo caso andrà probabilmente lavato, pulito per determinare la sua origine. Qua un bel chiodo forgiato a mano, quindi non fatto in serie come li fanno nella modernità, battuto a mano da un fabbro. Un chiodo può essere tra il 600 e l'800, quindi non è antico di epoca romana, no, ma no, però comunque è una i suoi 300-400 anni li ha tutti. Spettacolo. Beh, fino adesso
Pochi segnali, ma tutti interessanti. Tutti interessanti, spazzatura poca. Sì, andiamo avanti. Vieni a vedere un'altra moneta. Arrivo. Wow, che bella la testa dell'imperatore. Ah, pazzesco, questa è bellissima, la testa dell'imperatore. Questo è facilissimo, si vede bene qua, eh? Facilissimo risalire, ci sono anche le scritte, facilissimo risalire al periodo e all'imperatore che l'ha cognata. Bellissima! Sono ritrovamenti mica da ridere questo. Dal punto di vista archeologico per la Valle Antrona è un ritrovamento straordinario. Già ne avevano trovate qui di monete, ma questo è ancora più conferma di quello che il passo di Sassa ha rappresentato nei secoli. Aggiunge valore per il commercio tra l'antica Roma e la mitica Europa. Micidiale, fantastico! Spettacolare! Fantastico! Massiccia! Anche questa bella spessa! Bellissima! Ci volevo vedere! Bella spessa come moneta! Eccezionale. Pare che abbiamo trovato qualcos'altro. Andiamo a vedere. Cosa abbiamo trovato? Dammi una buona notizia. Ma buona metà. Abbiamo trovato un bossolo. Potrebbe essere segno che i cacciatori si muovono in questa zona. Cacciatori? Io penserei più che altro alla lite che c'era tra contrabbandieri e finanzieri. E guarda che nei passi di confine dove la merce veniva trafficata, un bossolo sparato da un finanziere ci potrebbe stare. Sì. Hai ragione. Potrebbe tranquillamente essere uno scontro a fuoco tra chi tentava di entrare con merce rubata, non in regola, e chi tentava di ostacolarlo. Poco distante da qui, al passo dell'Antigine, sì. In un conflitto a fuoco tra finanzieri e contrabbandieri, un ragazzo giovane ci ha lasciato il pelle. C'è il cippo che lo ricorda appena dietro questa montagna, sì. Non è escluso che anche qui potrebbe essere una testimonianza. Come è facile immaginare, reperti e ritrovamenti di questo tipo sono estremamente rari e soprattutto molto importanti da un punto di vista storico, e per fortuna qui in Italia la legge è severa e precisa riguardo il cosa fare in caso di scoperta. Quindi in questo caso avevamo due possibilità: lasciare tutto in loco e avvisare carabinieri e sovrintendenza, con l'elevato rischio però che questi reperti venissero trovati da qualcun altro di passaggio e portati via. Quindi abbiamo scelto di seguire la seconda opzione che la legge ci dava: portare i reperti via con noi e consegnarli al sindaco del paese, che siamo sicuri avrà cura di valorizzare questi frammenti di storia andati perduti ma ad oggi ritrovati. Nonostante l'eccezionalità dei ritrovamenti fatti e la loro importanza storica, non siamo però riusciti a dimostrare quanto esposto all'inizio del video. Avvenivano quindi realmente gli scambi con l'oro estratto illegalmente dalle miniere? Questa è la domanda che ci ha fatto partire ed è qui che vogliamo arrivare, perché questo dicono i documenti, ma non si è riusciti a dimostrarlo. Quindi la nostra ricerca continua, seguiteci perché a breve pubblicheremo un altro video.